Lo scorso mercoledì 24 gennaio, presso la sede della Capitaneria di Porto di Venezia, sede di direzione marittima, il direttore marittimo contrammiraglio Filippo Marini, il direttore marittimo di Trieste, capitano di vascello Luciano Del Prete e la presidente del distretto 2060 Nord-Est di Rotary International, dottoressa Anna Favero, hanno siglato un protocollo d'intesa il cui scopo è il dare risalto a un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale. Il Rotary Plastic Ride, evento pianificato tra le iniziative messe in atto per celebrare il centenario della fondazione del Rotary in Italia. Si tratta di un tour ciclistico che si svolgerà in 3 tappe il prossimo aprile, che toccherà tappe nelle località del Triveneto, arrivando infine a Venezia, all'interno del porto. Scopo dell'evento è coinvolgere la cittadinanza sul tema dell'inquinamento causato dalle plastiche, sull'importanza del corretto smaltimento e del riciclo, per evitare dispersioni nell'ambiente, nei corsi d'acqua e in mare. Tale percorso si accomuna alle iniziative che il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, sostiene con la propria missione istituzionale e dal 2019 con la campagna di responsabilizzazione Plastic Free. Nella tappa finale sarà presente un'unità navale della Guardia Costiera classe De Grazia o classe Angeli del Mare, costituita da 3 motovedette destinate a compiti di ricerca e soccorso in mare. La nave da oltre 10 anni svolge attività di supporto alle indagini ambientali che si svolgono lungo le coste italiane. L'ammiraglio Marini ha affermato che la tutela dell'ambiente è un tema che genera sempre maggior interesse e il Rotary Plastic Ride sarà un importante momento di aggregazione per coloro che hanno a cuore il delicato ecosistema marino lagunare. La Capitaneria di Porto Guardia Costiera, nell'ambito della Direzione Marittima di Venezia durante il 2023 nel contrasto di illeciti ambientali, ha riscontrato 29 notizie di reato, 6.500 metri quadrati di superfici sequestrate in quanto oggetto di deposito non autorizzato di rifiuti, oltre 1.000 miglia percorse dai mezzi navali dipendenti per controlli ambientali. Per esaltare il tuo fascino, per amplificare la tua bellezza, per un nuovo look, Naima, in Corso del Popolo, a Chioggia. Naima, la tua profumeria.